Per ogni uomo che incontri è stato scritto qualcosa in tenace e qualcosa in temore. Pertini ha segnato con la sua vita e la vita degli italiani. Quello che state per vedere è il documento di un incontro più umano che politico. Memorie di una lunga e combattuta esistenza, sorretta anche nelle ore più buie dagli ideali. Un Pertini, insomma, che si confessa e si abbandona sull'onda dei molti ricordi. E ne viene fuori il ritratto di un personaggio generoso, anche negli inevitabili errori. Treves, ecco, Maturati e Treves erano due maestri di vita veramente. Oserei dire che Treves come cervello politico era superiore a Turati. Turati, grande intelligenza, grande preparazione umanistica, ma il vero cervello era Claudio Treves. Bene, ecco, per dimostrarti, aveva una grande devozione. Si preparò la fuga di Turati voluta da Carlo Rosselli. Carlo Rosselli era un giovane dinamico, professore all'Università di Genova, di famiglia piuttosto benestante. E allora, giustamente, io ero d'accordo con Rosselli, bisogna portare via Turati, bisogna portarla all'estero. Cioè all'estero che si alzi questa voce, conosciuto come era Turati nel piano internazionale, era l'uomo più conosciuto d'Italia, degli uomini politici, il più conosciuto era Filippo Turati. Lui a malincuore si staccò da Milano, dai suoi ricordi. Lui mi ha detto: io ormai vivevo di ricordi, vivevo coi miei morti. Fu questo. E gli diedero come compagno, dovevano dargli un giovane, siccome io ero ricercato perché condannato al confino con le leggi eccezionali, retroattive, questa è la cosa mostruosa. Fui condannato a 5 anni di confino, allora presero me come compagno di Turati. Poi, per fartela breve, io andai a Parigi con Turati, lì mi accorsi, a un certo momento avevo portato con me un po' di denaro, ma poco, perché avevo troncato i ponti con la mia famiglia, ormai tagliati i ponti con la mia famiglia. E allora, quando mi accorsi che avevo più pochi franchi francesi in tasca, andai da Morgari, era un'anima pura. Ora Morgari, ripeto, aveva fatto una vita, era veramente un apostolo. E dico: senti, lui, tu solo puoi comprendermi, io non voglio vivere alle spalle di Turati, perché sennò sciuperei questa devozione filiale e di discepolo che avevo anche per Filippo Turati. Trovami, io sono giovane, trovami un lavoro manuale. E mi trovò all'Evora, tu sei pratico di Parigi naturalmente, alla periferia, alla banlieue, l'Evora Perret. Alle Valle Periche, è un arrondissement di Parigi. E dice: senti, c'è un garage dove vogliono assumere uno per lavare le macchine, la Verde Taxi. Ah, dico, beh, dico, non è poi da imparare, no, dice, c'è da lavare la macchina e poi da pulirla. Mi ricordo che di questa avventura che si iniziava per me, invece che qualcheduno poteva sentirsi avvilito, umiliato, per me era un'avventura andare a fare la Verde Taxi, e quindi per iniziare questa avventura mi esaltava. E mi ricordo che ero amico, c'era lì Mariano Mariani, lo scrittore, e disse: sai, domani con dei signori. Mario Mariani. Mario Mariani, che era lo scrittore, era lì. Dico: sai, Mario, guarda che io domani mattina devo prendere lavoro a Levora Paré, devo andare adesso a Lafayette a comprarmi l'attrezzatura, cioè quindi una tuta, degli zoccoli, degli sabots per metterli, no? E per andare. E mi ricordo che mi accompagnò lui,
tutto orgoglioso, quasi che io andassi in guerra, andassi a comprare un'armatura per partecipare alla guerra. E difatti iniziai questa mia vita. Era d'inverno però, era dura. Sai, io davo l'acqua al ballon, poi andavo al cofano, tornavo al ballon, la trovavo ghiacciata già, ghiaccioli, una cosa, un lavoro duro. Poi mi dava poco, mi dava 20 franchi il giorno e non ci riusciva, sicché io tornavo, ma una colazione. Allora io mi gettavo su questa colazione di caffè e latte, non è vero, con pane, e mi cercavo di riempire. Poi andavo all'albergo e era tale la fatica che sentivo più desiderio di dormire che di mangiare. Però quando arrivavano i tassinari a riprendersi la macchina, dicevano garçon e gettavano quello che poi erano il franco francese, no? Sai, un franco era qualche cosa, era il pourboire. E l'altro, che era un italiano, che aveva lui l'impresa di lavare le macchine, no, no, dice, quello spetta a me, il pourboire, e dico, non lo sapevo, ma l'ha data a me. Allora lui si faceva vedere al mattino, semplicemente metteva la pelle di camoscio per pulire gli ottoni, eccetera, e quando il proprietario veniva a ricevere, garçon, dice, no, no, a moi, a moi, e prendeva lui, sì, che io rimanevo con quei 20 franchi, non andavo. Allora mi decise, andai a Nizza, e Zanerini, che era stato segretario del Partito Socialista dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti, lui faceva il muratore a Nizza, mi iscrissi, dice, se vieni io ti posso assumere come un manuale muratore. E allora andai là e iniziai l'altro nobile mestiere di manuale muratore. Presidente, lei ha passato fra... Datemi andare del lei. Mi fai venire da ridere. Ci siamo sempre dati del tuo adesso, perché siamo dinanzi a voi, telespettatori, telespettatrici. Mi dà del lei, vuol salvare le apparenze. Ci sono nella tua storia, Presidente, 16 anni passati fra prigione... Sì, 15 anni e confino, sì, 15 anni. Quando cominciarono, come avvenne questa condanna e perché? Io mi trovavo all'estero, ma io sarei rientrato in Francia per poi tornare in Italia. Cioè non lasciare in mano ai comunisti la propaganda, perché i comunisti non lasciarono mai la propaganda in Italia durante il fascismo. Erano i più presenti, non c'è dubbio. Le carceri erano piene, bisogna riconoscere questo, io non lo posso dimenticare. Non posso dimenticare questo, che le carceri erano piene di comunisti. Io non ho incontrato un socialista. Al processo... Il confino era granito di confinati comunisti. E sai, io ti racconto, io vado divagando, salto di palla in frasca, ma chi ascolta e poi farà lui, cercherà di mettere insieme tutte queste... Questo è un filo unico, tutto questo che sto raccontando. Ma sai, io non posso dimenticare, Enzo, che questi comunisti hanno affrontato il Tribunale Speciale dopo che pronunciava la sentenza il Presidente. E sentenze, guarda, che andavano a 15, a 20, a 25 anni, mica sciocchezze, carcere, che non si sapeva allora perché... C'era, che non si sapeva quando sarebbe terminato il fascismo. Noi pensavamo, io ero tra i pessimisti che dicevo no, non illudiamoci, il fascismo non può durare solo qualche anno, il fascismo ormai durerà e durerà parecchio. Ebbene, questi che ti accoglievano la sentenza di condanna, a condanne così alte, al grido di viva l'internazionale comunista, viva il comunismo, pensa che 15 di loro... E la condanna minore, 15 anni, altri avevano ricevuto 20-25 anni, accolsero la sentenza al canto dell'Internazionale. Ma se tu paragoni questo agli episodi del primo risorgimento, tu vedi quanto sia superiore questo al primo risorgimento. Sì. Io, per non essere da meno, siccome era il primo socialista che entravo in carcere, che veniva arrestato, e che andava dinanzi al Tribunale Speciale, ero il primo socialista. Dico, adesso che ci sei, non fare il fesso. Cerca di fare il tuo dovere di socialista, di antifascista. E difatti quando compresi di essere solo, per mia fortuna, avevo agito così bene nel prendere i contatti, che l'Ovra non riuscì, perché se prendeva un anello avrebbe preso tutta la catena, non riuscì a scoprire con chi avevo preso contatti in Italia. E quindi andai dinanzi al Tribunale Speciale solo. E mi difese l'avvocato Petroni, grande avvocato, antifascista, che difese Capello nel processo di Zaniboli. E che mi disse questo, dice,
Io le porto la solidarietà di tutti gli antifascisti di Roma. E io andai al processo, ero solo, e quando finito lui fece sì, una difesa, per amore di dire, perché io le avevo detto di rimettersi non alla clemenza del tribunale, si rimetta al tribunale, non possiamo, perché Cristini ha ordinato che, per dare una parvenza di legalità ai processi, che i difensori devono parlare almeno 20, mezz'ora, quindi io devo parlare. Però vedevo l'aula che era piena di borghesi, ma io avevo pensato che fossero tutti dell'opera, tutti poliziotti, invece erano tutti giornalisti svizzeri, che siccome dopo di me si doveva celebrare un processo di un anarchico svizzero, un certo Peretti, l'ambasciata svizzera aveva chiesto a Mussolini l'autorizzazione per questi giornalisti di assistere al processo. E Mussolini, per dimostrare la legalità, eccetera, senz'altro, ma avendola concessa, siccome il processo di Peretti si doveva celebrare dopo il mio, assistettero al mio processo, non erano poliziotti. Quello che racconto poi fu pubblicato sui giornali svizzeri e sui giornali francesi. E io, quando si riunisce e va in Camera di Consiglio, era Tringali Casanova, presidente, mi ricordo, erano tutti in alta tenuta questi giudici. Quando entra, ti mettevano davanti un carabiniere o due carabinieri che dovevano sorvegliare il detenuto per vedere il muovere delle labbra, se per caso tentava di gridare, perché ormai erano già messi sul chi vive dai processi precedenti fatti ai comunisti, di tappargli la bocca. Io distrassi il carabiniere, feci il visto tonto come la cosa non mi riguardasse e mi mise a contemplare il soffitto. Quando lui arrivò, Tringali era una seconda anna, da anni 11, eccetera, eccetera, all'ultimo, io con tutto il fiato che avevo, cioè una voce piuttosto robusta, che avevo in corpo, mi si mise a gridare: viva il socialismo! I carabinieri, costernazione, io vidi tutti quelli che scrivevano, erano giornalisti, costernazione, i due carabinieri giovani, presi di sorpresa, cercano di farmi sedere. Io riesco, ero robusto perché avevo fatto il manuale muratore allora, quindi mi ero un po' irrobustito, riesco a svincolarmi dai due carabinieri, e ancora l'altro grido che avevo meditato nelle notti insonni a Regina Celi: e abbasso il fascismo, ma con quanto fiato avevo in corpo. Poi, sorridente, felice, io me ne esco dalla gabbia, mi è ammanettato, tutto costernato, nell'aula si sentiva questo brusio, che credevo poliziotti, ripeto, erano giornalisti, il Tringali di Casanova, pallido, perché sapeva che c'erano gli stranieri lì che avevano assistito a questo spettacolo, il pubblico ministero che mi guardava in sgro, con uno sguardo che se fosse stato un coltello mi avrebbe ammazzato, e io scendo la scaletta che doveva portarmi nella camera di sicurezza e mi sento prendere per le spalle: bravo, non ci si piega. Chi era? Il maresciallo dei carabinieri. Ah, lei non capisce niente, ve lo spiego io adesso. Venga, venga, dobbiamo aspettare l'anarchico, che sarà un processo breve, poi vi devo portare tutti a Regina Celi. Ma a Regina Celi lei non troverà, il rancio l'hanno già dato, la zuppa l'hanno già data, lei non troverà nulla da mangiare. Guardi, poi le spiego tutto, le mando a prendere adesso da un mio carabiniere, qui glielo offro io, un pranzo in una trattoria vicino al palazzaccio. E mi portò anche, io non bevo, sono astemio, ma mi portò una bottiglia da tre quarti, ero così contento, felice, non mi interessavo dagli 11 anni, avevo fatto il mio dovere, avevo fatto sentire la voce del socialista, questa era la cosa importante. Dice: sa perché le ho detto bravo? Mio padre era un socialista turatiano di Padova, mi ha sempre parlato di Turati, so che lei è un discepolo, sì, dico, sono un discepolo di Turati. Io sono stato messo qui al servizio del Tribunale Speciale da quando è stato istituito il Tribunale Speciale e ho sempre sentito gridare: viva il comunismo, viva l'Internazionale Comunista, mi racconto lui, un 15 di questi qui hanno accolto la sentenza di condanna al canto dell'Internazionale. E dicevo tra di me: ma non viene nessun socialista a gridare viva il socialismo? Finalmente è venuto lei e io ne sono tutto felice. Mio padre è morto, ma io credo nell'aldilà, sarà felice finalmente mio padre di aver sentito uno che ha gridato viva il socialismo. Ecco che mi ha offerto il pranzo e avevo reso felice questo maresciallo dei carabinieri. Guarda le cose che sembrano assurde a chi ascolta, eppure sono avvenute.